Bentornati a Mantova Segreta, la trasmissione che oggi vi racconta la città attraverso la vita di un uomo, di un pittore mantovano che si chiamava Giuseppe Bazzani. E questo pittore è un caso particolarissimo perché è il primo pittore nato a Mantova che acquisisce una certa notorietà. E oggi noi parleremo di lui, vi faremo vedere le sue opere, in alcuni casi ancora nelle chiese per cui le ha dipinte, in altri casi all'interno del Museo Diocesano, ma vi raccontiamo questa storia. E per iniziare la storia nel modo migliore bisogna partire dall'inizio, e quindi noi partiamo dalla chiesa di Santa Maria della Carità. Nasce il 23 settembre del 1690 e viene chiamato Giuseppe Serafino Bazzani. Siamo in una Mantova che sta arrivando alla fine del percorso gonzaghesco, perché l'ultimo dei Gonzaga lascerà la città nel 1707 e morirà nel 1708. Arriva l'Austria, quindi arriva l'impero asburgico, e quindi è una Mantova che è in fase calante. Forse questo influirà sulla carriera di Giuseppe Bazzani. Ma noi siamo qua in questo piccolo sagrato che sembra una sorta di Spoon River per entrare nella chiesa di Santa Maria della Carità, perché è qui che viene battezzato Giuseppe Bazzani, ma è anche qui che si trovano alcune delle sue opere più belle. Entrare in questa chiesetta che adesso è illuminata a giorno. Prima i quadri si vedevano poco, erano poco luminosi, ma adesso invece si possono cogliere in tutta la loro bellezza. E questa, che era la chiesa dove è stato battezzato appunto Giuseppe Serafino Bazzani, diventa quasi una Cappella Sistina del pittore, perché ci sono 8 tele e poi ci sono anche le parti in alto delle 3 virtù teologali. Quindi Bazzani lavora per tutte le chiese del Mantovano e della provincia. Una delle sue stranezze però che sembra non spostarsi da Mantova, e quindi è un pittore che è legato al suo territorio, ed è un pittore che ha anche questa sfortuna. Quando lui comincia a dipingere, in effetti la città è andata in sofferenza, perché con gli Asburgo si va a spegnere un po' quella che era la committenza gonzaghesca, e quindi anche lui ha meno occasioni di dipingere. Abbiamo note d'archivio dove si sa che lui fa inventari, è un conoscitore di opere d'arte, restaura, eppure cominciano i primi quadri ad essere noti quando lui ha 40 anni. Non sappiamo se questo sia dovuto alla difficoltà di attribuire cronologicamente le opere, oppure semplicemente al fatto che non le abbiamo tutte. Ma qui all'interno di Santa Maria della Carità possiamo vedere le opere ancora negli spazi per cui lui le ha realizzate. E ne vediamo per esempio una qui di fianco appunto agli altari, dove ci sono le due opere grandi e poi i due piccoli riquadri. E quello che vorrei farvi vedere è questo sacrificio di Isacco. Ci sono colori caldi, c'è un colore anche seicentesco con colpi di luce che ritroveremo anche all'interno del Museo Diocesano, dove andremo a vedere la maggior parte delle opere di Bazzani conservate in città. E poi le 3 virtù teologali che sono al centro della volta, e quindi la carità, la speranza e poi la fede, che è l'ultima che vediamo. Ma adesso andiamo a vedere la maggior parte delle opere di Bazzani che sono conservate al Museo Diocesano di Mantova, e vedremo le sue opere giovanili e anche l'ultima opera composta solo 2 mesi prima della morte. Siamo tornati al Museo Diocesano di Mantova, dove incontriamo il direttore, Monsignor Roberto Brunelli, che stavolta ci presenta e ci racconta
una delle collezioni più importanti del Museo Diocesano, anzi potremmo dire forse la più importante, con riferimento al pittore Giuseppe Bazzani, che è un mantovano doc, corretto dire così, Monsignore? Certo, certo. Tra tutti gli artisti nativi di Mantova è certamente il più importante. E qui all'interno del museo voi avete una raccolta molto importante delle sue opere. È la più cospicua collezione pubblica di Bazzani. I privati bene non si sa, ma ecco, a parte i Bazzani che sono nelle chiese, quelli che tutti possono vedere in qualunque momento, questa è la collezione più ricca. E partiamo da questi tre ovali, che sono dei dipinti giovanili di questo pittore, che nasce nel 1690 appunto a Mantova e che svolgerà tutta la sua carriera in città e in provincia. Cosa ci può dire di queste opere? Questi tre ovali raffigurano altrettanti evangelisti, ma gli evangelisti sono quattro, evidentemente ne manca uno, perché questi ovali erano in una chiesa da dove il quarto è stato rubato, purtroppo. Raffigurano gli evangelisti e già queste opere giovanili esprimono molti caratteri di quella che sarà la grande pittura di Bazzani. Ecco, movimento, ma con discrezione, non esasperato, colori vivi, ecco, non violenti, certo. Quindi la moderazione insieme con la novità. Una cosa molto mantovana, Monsignore, cioè nel senso che i mantovani sono noti per non essere naturalmente delle persone troppo sopra le righe, però sicuramente le novità a Mantova c'erano e Bazzani rappresenta questo tipo di novità. Lo possiamo vedere anche in un'altra, no, opera che è qui, che è questo splendido, secondo me, Cupido. Sì, con Vulcano. Con Vulcano. Ecco. Cupido mostra il lato B, però sì, poi un bambino con uno splendido, intendo dire, poi cane, no, che sì, sembra sbucare, diciamo, sì, così, sì, dalla tela. Con uno strano effetto di luce, no, che mette in evidenza però il muso del cane. Questo però ci dice anche che Bazzani raffigurava opere di soggetto sacro, come gli evangelisti che abbiamo visto, ma anche del soggetto profano. Nei palazzi mantovani dove Bazzani ha lavorato e ha lasciato affreschi, ecco, molti affreschi sono di soggetto profano, sulle divinità della mitologia greco-romana, insomma. Però, Monsignore, mi farebbe piacere che ci parlasse anche di questo splendido ovale, quindi una forma molto frequentata, perché poi le forme di Bazzani sono sempre molto varie, no? Certo. Anche molto sagomate, sì, dove c'è questo Giuseppe con un piccolo Gesù, che è una cosa particolare, perché di solito è molto la Madonna rara, con, certo, il bambino. Indubbiamente è così. Abitualmente il Gesù bambino lo vediamo tra le braccia della madre, ecco, quello con Giuseppe è molto raro, però forse Bazzani pensava che si chiamava Giuseppe Bazzani e quindi era contento di raffigurare il suo santo patrono, possiamo dire, e dandogli tutta l'importanza che poteva avere, quello di essere il sostegno di Gesù, con anche di Maria, certo, ecco, con anche questa differenza di età che fa sembrare, sì, il nonno, no, con il bambino, ecco, che è la tradizione che, sì, dice questa cosa per manifestare una distanza, certo, naturalmente. Certo. E poi invece abbiamo qui questo splendido, davvero un capolavoro, potremmo dire, di Bazzani, che è invece una deposizione con questa Vergine, il Cristo. Sì, ecco, qui Bazzani fa un dipinto in cui ricorre ai simboli. Non è frequente questo in lui, ma qui, ecco, cominciamo dal simbolo dei simboli, che è la croce. Questa è la croce da cui hanno staccato il corpo di Gesù. Però la croce è caduta e Bazzani raffigura quattro persone, ciascuna delle quali è
parallela a uno dei bracci della croce. Quindi possiamo vedere, cominciando da sinistra, la Maddalena che è piegata in modo che sia parallela al braccio obliquo della croce. E poi anche il corpo di Gesù è in questa direzione, mentre la Madonna e San Giovanni sono perpendicolari, cioè paralleli al braccio più alto, più lungo. E quindi proprio è una costruzione pensata, ragionata, molto, molto a differenza di alcune pose più istintive. Guardi, questo braccio con la mano qui, no, abbandonata, ecco, mentre l'altra è quasi rattrappita, certo, volutamente, no? Ecco, perché quella lì risente del chiodo, sì, che ha contratto i nervi. Questa invece è proprio rilasciata così, ma è una figura splendida questa mano, per esempio, per chi ricerca i particolari. Adesso andiamo a vedere un altro dettaglio un po' particolare, ma possiamo dire tra l'altro che il pittore Giuseppe Bazzani forse è il primo mantovano davvero importante nella storia dell'arte, perché i Gonzaga hanno sempre vissuto un po' di esterofilia, no? Volevano il pittore da fuori che fosse già affermato, un po' come quelle squadre di calcio che non lavorano sul vivaio ma prendono il grande campione già affermato. Insomma. Sì. Ecco, questo dipinto, vediamo Bazzani che certamente aveva conosciuto grandi artisti precedenti, in particolare Tiziano, perché esistono dipinti dell'ultimissimo Tiziano in cui il colore è spalmato con le dita, non col pennello. E qui lo possiamo vedere, lo stesso accorgimento, insomma, ecco, nel modo in cui ha spalmato soprattutto il colore bianco, no? Ecco, che si vede che non è uniforme, graduale, come faceva lo stesso Bazzani, certo, in altre opere. Ecco, qui è proprio, si direbbe, rude. Certo, no? È come, ecco, se eliminasse qualsiasi, diciamo così, intermezzo tra lui, tra il suo gesto e la tela. E la tela, esattamente, esattamente. Quindi questo è singolare ed è l'unico delle opere di Bazzani realizzata così, quasi fosse come se volesse sperimentare una tecnica nuova. Ed è bello raccontare la storia di un pittore che anche fino all'ultimo, fino in tarda età, sperimenta, perché l'artista ha sempre questa voglia, no, di novità, o almeno i grandi artisti. Ma qui abbiamo questo splendido, un capolavoro di Bazzani, che è San Romualdo, giusto? Sì, esattamente. Questo per molti critici è il capolavoro assoluto di Bazzani, questo. Raffigura il santo che è stato un monaco che poi ha fondato un ordine religioso di altri monaci, e qui lo vediamo bello, questo vecchio vestito di bianco che è addormentato placidamente e tiene in mano un libro. Il libro è quello della regola dell'ordine che lui ha fondato, e allora lui ha come in sogno una visione. I monaci che osservano la regola scritta lì, là in alto, salgono la scala che porta in paradiso. È bellissimo perché è un quadro onirico, no? Dove lui rappresenta proprio non solo l'abbandono al sonno, ma anche il sogno. Sì, esattamente, ma è stupendo, perché poi è tanto vero, no? Ecco, proprio i tratti della verosimiglianza. Sì. Ecco, se si svegliasse questo vecchio e ci dicesse cosa fate voi qui, non ci stupiremmo, certo. Ecco, perché è così autentico. Certo, ecco. tanto diciamo così costruito l'altro quanto naturale questo. E poi abbiamo qui di fianco forse l'ultimo
dipinto di Giuseppe Bazzani, che è questo battesimo appunto del Cristo, con una datazione che è 1769, lui muore nell'agosto e sembra che ci sia un mandato di pagamento del giugno di quell'anno. Cosa possiamo Quindi dire di quest'opera? Poco prima di morire, insomma, però evidentemente era ancora efficiente, perché creare un'opera così, insomma. E questo è il battesimo di Gesù, in cui Bazzani sfrutta gli effetti, come era capace lui, gli effetti della luce. Qui troviamo Giovanni Battista sulla destra, mentre versa l'acqua sul capo di Gesù. Ma soprattutto, fondamentale per comprendere l'episodio, è in alto la luce che piove dall'alto e che scende proprio e definisce il corpo di Gesù. È un'invenzione semplice ma geniale. Come un signore, poi vorremmo chiudere questa nostra carrellata dei Bazzani, sì, con queste due opere, no? Che sono sagomate, perché l'idea è che siano inserite all'interno di cornici e che vengono dalla Madonna del Terremoto. Una deposizione, ancora una volta un tema caro a Bazzani, e poi un'adorazione dei pastori. Che cosa ci può dire di queste due opere? Ma dunque, intanto sagomate in alto, perché non dimentichiamo che siamo nel Settecento, in tempo barocco, e quindi molto spesso i formati si articolano, ecco, in forme diverse. Poi qui sono due opere che sono collegate per la loro forma, ma collegate anche perché presentano in estrema sintesi la vita di Gesù, la nascita e la morte. Come lei ha detto bene, qui è la deposizione, ecco. E qui troviamo anche un ambiente scuro, no? Globalmente scuro, che però d'improvviso si accende con un grumo di luce bianca, sia nella Natività sia anche nella deposizione. E qui in effetti la cosa, secondo me, straordinaria è questo lenzuolo, potremmo chiamare, dove c'è questo bambinetto che sembra un po' giocare, comunque vivace, con il colpo di luce su questo splendido viso tenero della Vergine. Ma la cosa interessante è che questo lenzuolo torna nella deposizione, quindi è come se ci fosse naturalmente un collegamento, una madre che è tenera ma allo stesso tempo sente qualcosa dentro, perché le madri capiscono. E intuisce il destino del figlio. E noi ringraziamo Monsignor Brunelli, torneremo al Museo Diocesano appena possibile, ma adesso andiamo a chiudere la puntata alla Madonna del Terremoto, perché qui abbiamo gli originali, ma là andiamo a vedere dove erano collocati. Grazie Monsignore. Grazie a voi. Siamo qui davanti alla piccola Madonna del Terremoto, perché qui erano i due dipinti originali di Bazzani. Ma adesso noi vediamo le fotografie e proviamo a capire come erano disposte all'interno della chiesa. Ed ecco, in questa piccola unica navata all'interno della chiesetta appunto del Canossa o del Terremoto, abbiamo i due quadri di Bazzani, in realtà le due riproduzioni. Purtroppo la chiesetta è chiusa perché non possono garantirne appunto la sicurezza, ma sarebbe bellissimo riportare qua i due quadri, ma soprattutto poter entrare in questa chiesa. È del 1759 e i quadri potremmo datarli nello stesso periodo, e quindi sono uno di fronte all'altro: la Natività o l'adorazione dei pastori e la deposizione. Quello che al Museo Diocesano potevamo vedere
perfettamente sulla parete, qui intuiamo qual era la costruzione di questa chiesa. E poi torneremo all'interno della chiesetta, perché è una chiesetta davvero gioiello. Ma torniamo a Bazzani, siamo partiti dalla sua nascita, battezzato nel 1690, e poi siamo qui soli 10 anni prima della sua morte. Lui morirà nel 1769. Nel 1769 nascerà Napoleone, il 15 agosto, 3 giorni dopo, il 18, muore Giuseppe Bazzani. Giuseppe Bazzani verrà sepolto probabilmente in Sant'Egidio, dove viene registrato il suo decesso all'interno del Libro dei Morti. La sua vita è veramente una parabola incredibile, perché è il tipico mantovano, vive qui, lavora qui e non si sposterà mai, o forse non lo sappiamo, e però diventa uno dei protagonisti del Settecento europeo, riscoperto solo di recente. Oggi noi abbiamo fatto questa puntata perché era importante farvelo riscoprire. E quindi vi invitiamo a andare al Museo Diocesano, vi invitiamo ad andare a Santa Maria della Carità, una piccola bomboniera, la Cappella Sistina di Bazzani, e vi invitiamo a venire qui a vedere la Chiesetta del Terremoto. Vi ringraziamo per averci seguito fin qui, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e vi diciamo, come al solito, buona passeggiata.